Ciao ragazzi, adesso sono a Strugnan e qui è tramonta sole, esattamente. Sì, e ho incontrato un amico, una persona, padre Jože Roblek, e lui parla anche italiano, abbiamo parlato un po' e così, sì, impariamo insieme. E dimmi qualcosa. Come stai? Che cosa fai? Oggi io no, faccio niente, io vivo qui in questo momento, questo è più importante per me. Bene. Questa giornata è stata molto bella, ho avuto una visita, ma i miei amici mi hanno visitato, sono stato molto felice, abbiamo parlato. Come io vivo sulla mia vita, come è andata, questi 2 anni che non abbiamo visto più. E siamo stati molto lieti vederci, siamo diversi, siamo più ingrassati, abbiamo ricevuto più anni, siamo più abbiamo più anni, gli anni sono cresciuti così. È una vita bella qui nella questa casa. Poi sono stato anche fuori nel bagno, ho preso così, vivo una giornata libera, quello che io voglio faccio, e questo mi piace, almeno sono giorni liberi, secondo me, nella vacanza non c'è fare da niente. Okay. Io e la mia moglie, prima, non so ti ricordo, ma prima nostro matrimonio, una settimana prima, noi abbiamo fatto una esercizio spirituale in la pace, in silenzio. Silenzio, sì, sì. Sì, con te. Ti ricordi, sì? Sì, sì, sì. Abbiamo... Quanti anni è già passato? 6 anni fa. Quasi 6 anni fa. Dove abbiamo fatto questo? In Sveti Jožef in Ljubljana. A Ljubljana. Sì, 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 sì. Abbiamo cantare Bodi usmiljen kakor oče. Bodi usmiljen kakor oče. Bodi usmiljen kakor oče. Misericordia come padre. Sì. E niente, grazie per parlare con me. Sì. Ci vediamo ogni giorno. Era una gioia, una grazia. Entrati, siamo qui. Non sappiamo prima, nessuno ha progettato questo giorno, Dio ci ha dato. Sì, grazie. Bene, grazie. Buonanotte, ma poi sì, vediamoci. Domani vediamo di nuovo, vediamoci di nuovo. Sì. Bene. Alla domani. Alla domani, sì. Ciao.